Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Amici di Radio Bruno, siamo molto lieti di ospitare all'interno del nostro salotto Marco Titi, direttore marketing per UniEuro, e Luca Pagliari, autore del libro Cuori Connessi. Perché vi abbiamo invitato nel nostro salotto? Per questa bellissima iniziativa che è sponsorizzata da UniEuro contro il cyberbullismo, o forse anche, dico meglio, per sensibilizzare attorno a questo tema. Ma preferisco me ne parliate voi. So, Marco, forse se vuoi partire tu. Sì, Cuori Connessi è un libro che racconta storie, sono storie di testimonianze di ragazzi, testimonianze che noi abbiamo raccolto grazie a Luca, che è l'autore del libro, in 4 anni. Perché in 4 anni? Perché da 4 anni, insieme a Polizia di Stato, portiamo avanti questo tour in tutte le città d'Italia, che ha l'obiettivo appunto di informare e sensibilizzare i ragazzi su un uso corretto della tecnologia. Cosa significa uso corretto della tecnologia? Significa capire e essere in qualche modo consapevole di quanto le parole oggi attraverso i device possono far male, possono in qualche modo causare, no, sulla vittima, su chi riceve o chi deve leggere, no, parole di attacco o offese o quant'altro online, mentre invece le parole, se usate in maniera responsabile, possono in qualche modo, come qui a Sanremo, no, diventare poesia, diventare musica, diventare testi per bellissime canzoni. Tra poco andiamo nel dettaglio su come funziona l'iniziativa, prima però volevo sapere da Luca, che è giornalista, scrittore, come ha selezionato queste storie in questi 4 anni, che sono un periodo di tempo in effetti molto lungo. Sono storie che uno ha incontrato strada facendo, qualcuna positiva, qualcuna negativa. E tutto nasce dall'uso della parola. E la parola, per chi fa il tuo lavoro, per chi fa il mio, dopo tanti anni, insomma, sappiamo che la parola è una cosa molto importante. E queste storie sono uno spaccato di quello che può accadere attraverso i social. Cose magiche, perché ci sono storie di ragazzi, c'è un ragazzo di Reggio Emilia che grazie ai social, nonostante sia costretto a vivere allettato per sempre per una malattia molto molto grave, ecco, i social sono il suo legame con la vita. Altre volte i social diventano un problema, quindi sta a noi poi decidere da che parte stare. Questo è un po' per banalizzare, diciamo, comunque il concetto. Resta il fatto che ogni storia molto spesso racchiude del dolore e più che altro l'inconsapevolezza di quanto sia potente questo mezzo, perché alla faccia di chi dice ai miei tempi, oggi, per fortuna, grazie a questo strumento, da qui a un'ora possiamo trovare una casa a Londra, un lavoro, oppure decidere che cosa fare e come occuparci la prossima settimana di quella determinata situazione. Quindi, e c'è un aspetto molto importante, il libro è assolutamente gratuito, cioè il libro non ha un costo, viene distribuito gratuitamente, sono 200.000 copie, €1. Ma questi quando fanno le cose mica scherzano, ma questi mica scherzano, cioè, poi sai, papà di un adolescente, io papà di una un po' più che adolescente, quindi non piace core, ci ha preso questo progetto. E quindi il libro, attraverso il sito cuoriconnessi.it, è possibile, insomma, poi accedere, scaricarlo, e abbiamo anche l'audiolibro, ragazzi, cioè, quindi ho fatto anche il fine dicitore, quelli con la voce così. Quindi non c'è scusa, insomma, in un modo o nell'altro è possibile reperire questo libro, ma io ho capito bene, anche all'interno dei negozi. Sì, questo libro è in distribuzione gratuita da domani. Domani è la giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, quindi la prima tiratura da 200.000 copie, che credo che sia, insomma, comunque un best seller. Quindi il nostro obiettivo è fare in modo che tante persone vengano da domani nei nostri punti vendita a richiedere una copia del libro stampato. In ogni caso, poi sul sito cuoriconnessi.it, come diceva Luca, poi le persone possono scaricare, ovviamente in download gratuito, sia la versione, diciamo, PDF, piuttosto che la versione per il book reader, esatto, in modo tale che poi uno abbia la possibilità di leggere le storie di questo libro in qualunque modo e nel modo che preferisce. Quindi
L'appuntamento è da domani, il libro non è legato ad alcun acquisto. Questo è importante, eh? Non è il famoso ti do il libro, ma a soli 9,9 puoi acquistare. Esatto, no, una distribuzione totalmente gratuita. Non c'è quello, vai e lo prendi. Quindi Luca, raccogliere delle storie, quindi raccontare delle storie può informare, influenzare, aiutare, qual è il verbo allora, giusto? Allora, la cosa figa di questo progetto non è tanto aver, sai, ci sono sempre i numeri che accompagnano queste cose, sì. 30.000 studenti con rullo di tamburi, 40 città, questo lo può fare chiunque. Quello che a noi è rimasto nel cuore è che alla fine di ogni tappa c'avevi qualche ragazzo che ti diceva: guarda che a me danno dello sfigato, io questo problema sono stato sempre zitto, ho sentito voi, ho visto il film che avete proiettato, docufilm con storie vere, tutto sommato ho capito che se quasi quasi parlassi di questa storia potrebbe essere un bene per me. E quindi i nostri gol, usando una metafora calcistica, ma poi gol, insomma, l'etimologia della parola è corretta al di là del calcio, i nostri gol sono proprio questi, i nomi di ragazzi che grazie a questa campagna sono riusciti o a superare il problema, ma abbiamo avuto anche un caso fantastico di, ancora mi ricordo il nome, Dennis, di questo ragazzino, che si è presentato, ha detto: io ho visto il docufilm, io sono uno che è stato sospeso varie volte, ho massacrato una ragazza, l'ha accompagnata una professoressa, e io mi vergogno di quello che ho fatto, ve lo volevo dire. Lo abbiamo monitorato naturalmente, e perché volevamo vedere che non fosse un effetto istantaneo, e realmente, ecco, questo ragazzo quel giorno ha invertito la sua tendenza. Quindi è la comunicazione in sé e soprattutto non state in silenzio. Se vivete una problematica di questo tipo, raccontatelo. E credo che sia importante per un'azienda che è comunque fatta di persone, persone che comunque sono a contatto con la tecnologia tutti i giorni, no? Riuscire a concretizzare il suo impegno nel promuovere davvero un utilizzo responsabile della tecnologia. Però la credibilità del progetto credo che sia anche supportata e ulteriormente irrobustita dal fatto che il nostro partner è Polizia, Polizia di Stato, Polizia Postale, che in questi 4 anni ci ha accompagnato, e noi li abbiamo accompagnati in tutte le tappe, perché poi loro sul territorio sono le persone che tutti i giorni hanno a che fare con questo tipo di problematiche. Quindi diciamo che il tutto è abbastanza rotondo nel momento in cui hai 4 anni di storia, hai raccolto delle storie che sono testimonianze che noi crediamo siano importanti, e la loro importanza poi viene sintetizzata qua. Non è un traguardo, per noi è un punto importante, un momento molto forte del questo percorso, però è un percorso che va avanti e andrà avanti anche nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Grazie mille. Grazie a Marco Titi, quindi a Luca Pagliari. Vi chiedo di chiudere con mostrando alla nostra telecamera Cuori Connessi, così da il domani. Nostro cameraman lo può... Cuori Connessi da domani, gratis, da 1 euro. Non si deve comprare nulla, si deve prendere il libro e poi uno se ne scappa. Corretto, Marco? Senza rubare niente, però. Quindi va preso solo il libro, questo va detto. A me lo hai già venduto, io sono già convinta. Quindi... È già qua il tuo. Grazie, grazie mille. Grazie, grazie mille. Radio Bruno al Festival di Sanremo. In collaborazione con l'Isola dei Tesori, Grissinbon, Renault Franciosi, Nutrileia, ODS Giocattoli, Italpizza, Biperbanca, Marlù, diversamente tu.